Ma voi siete qua? Io vi aspettavo nel mio laboratorio. Forza, venite! Ed eccoci qua. Ciao a tutti. Allora, come potete vedere, ho sistemato sul banco di lavoro tutto il materiale necessario per andare a realizzare il nostro prossimo capo. Ma cosa andiamo a realizzare? Vorrei confezionare con voi una variante del mio pantalone palazzo. In questo caso, come variante intendo il cinturino arricciato in vita. Abbiamo realizzato il pantalone palazzo col cinturino normale, quindi un cinturino normalissimo arricciato in vita, mentre adesso andiamo a realizzare il pantalone palazzo con un cinturino a cresta di gallo. Quindi andiamo a vedere che cosa ci serve. Allora, prima di tutto la stoffa, in questo caso è un canvas un po' più leggero rispetto al canvas precedente, è più morbido, con questa fantasia molto bella e acquarellata. Dopodiché le forbici, il cutter per tagliare il tessuto, un centimetro graduato che ci servirà appunto per fare l'orlo, un righello, il nostro braccialetto magnetico, alcuni spilli, la spilla che ci servirà per andare a inserire l'elastico all'interno del capo. Il filo, in questo caso ho scelto un filo in contrasto perché mi piacerebbe andare a realizzare le cuciture in contrasto con la base della stoffa, il gessetto e il metro da sarta. Quindi ora non rimane che metterci all'opera. Andiamo! Ed eccoci qua con la nostra stoffa sul banco di lavoro. Io ho già spillato per tutta la linea della cimosa. Ho messo in doppio la stoffa e lavorerò sul dritto, appunto per vedere dove vado a tagliare in base alla fantasia. Quindi andiamo a posizionare il nostro cartamodello. Come vi dicevo prima, appunto, vorrei realizzare con voi il pantalone palazzo, in particolare con la variante del cinturino. In questo caso, facendo il cinturino a cresta di gallo, sarà più ampio, più alto, perché la cresta è più alta rispetto ad un normale cinturino. Quindi, in questo caso, se il cinturino normale era 10 cm, cioè lasciavamo qua 10 cm, adesso ne lasceremo molti di più. Quindi, se noi vogliamo realizzare una cresta di gallo che sia alta, per esempio, 8 o 9 cm, calcoliamo 8 cm davanti, 8 cm dietro e siamo già a 16, più 2 cm di margine di cucitura, quindi andiamo a 18. Quindi segniamo 18 su tutta la linea vita. Quindi la nostra linea vita dal nostro cartamodello inizierà da qua, dopo i 18 cm che abbiamo lasciato per fare la cresta. Come già spiegato nel video precedente, la cimosa io la taglierò successivamente, poiché preferisco tenerla in quanto mi tiene ben fermo il tessuto e quindi la misura che andrò a coincidere col dritto filo la prendo esattamente da qua, quindi calcolando che andrò a tagliare la cimosa. Quindi lascio questi 2 cm che sono cimosa e la prendo esattamente da qua in poi. Quindi mi calcolo da qua in poi quanto è lungo il pezzo, cioè questo pezzo di stoffa, e punto. Qui mi segna 20 cm, quindi lo punto. E come deve essere 20 cm qua sopra? Deve essere 20 cm anche qua sotto, perché il dritto filo è sempre parallelo alla cimosa. Quindi qua abbiamo detto 20 cm e anche qua sotto deve essere 20 cm, senza il pezzo della cimosa, il pezzo che appunto taglierò dopo. E 20 cm, quindi punto.
Ora che è tutto fermo e preciso, mi vado a spillare l'intero cartamodello della parte davanti. Quindi adesso che è tutto fermo e preciso, dobbiamo decidere quanto lunga fare la nostra gamba del pantalone palazzo. Siccome la gamba del pantalone che ho fatto precedentemente era lunga circa 85 cm, questa la vorrei fare leggermente più lunga. Quindi, senza calcolare il cinturino, noi prendiamo la misura esattamente dalla linea vita in poi. Quindi la mia gamba, in questo caso, ho deciso che sarà lunga 90 cm, più 5 cm di orlo, per un totale di 95 cm che segno subito con gli spilli. Da questa linea finale del pantalone mi congiungo con l'interno del nostro pantalone palazzo, con tutta la lunghezza del pantalone, ottenendo così la forma definitiva della gamba davanti. Ed eccola qua, la parte finale, l'interno del pantalone, arriviamo al cavallo, e da qua, come nel modello precedente, andiamo ad aggiungere un centimetro dal cavallo al cinturino, per dare più vestibilità. Benissimo, adesso che abbiamo segnato tutto, andiamo a tagliare. Iniziamo dal cinturino, taglieremo tutto il cavallo, passeremo per l'interno della gamba e concluderemo col finale della gamba, dove appunto ci sarà l'orlo. Successivamente andremo poi a tagliare via i nostri 2 cm di cimosa. Quindi procediamo. Ok, iniziamo a tagliare la nostra parte davanti del pantalone palazzo. Spigliamo bene il tutto in modo che la stoffa rimanga bella ferma. E continuiamo a tagliare. Ed eccola qua, la parte davanti del nostro pantalone palazzo. Abbiamo appena ricavato le due parti che andranno a formare la parte davanti del nostro pantalone. Togliamo gli spilli, togliamo il cartamodello e come ultimo step andremo a tagliare la cimosa. Questo procedimento che abbiamo appena fatto per la parte davanti del pantalone lo faremo in modo identico per la parte dietro, ma con una piccola variante. Qua abbiamo lasciato un centimetro in più, per il dietro lasceremo un centimetro e mezzo in più, solo dal cavallo al cinturino. Per tutto il resto è assolutamente identico. Ed eccole qua, le due parti ricavate. Due parti dietro e due parti davanti. Quindi adesso che succede? Come nel pantalone precedente, procediamo con la parte davanti, mentre la parte dietro per il momento la lasciamo da parte. Iniziamo con la parte davanti, sempre realizzando la cucitura alla francese. Quindi andremo a realizzare tutto il nostro capo rifinendolo con la cucitura francese.
Quindi, seguendo quest'ordine, bello della stoffa esternamente, brutto, o meglio, il rovescio della stoffa internamente e il bello della stoffa esternamente, quindi non lo tocchiamo da come lo abbiamo tagliato, andremo a realizzare la prima cucitura. Dopodiché, capovolgeremo il capo e andremo a realizzare la seconda cucitura che ingloberà la prima fatta. Un consiglio, siccome con la cucitura francese andiamo a consumare più stoffa rispetto a tutte le altre normali cuciture che possiamo fare su un capo, è consigliabile quindi andare a cucire molto vicino al bordo, ma attenzione, non a ridosso, ma tenendoci a 5 mm massimo dal bordo. Ed eccole qua le due parti, la parte dietro e la parte davanti, complete di cucitura. Questa è la prima cucitura che abbiamo realizzato. Adesso che succede? Andremo ad appiattire col ferro da stiro le cuciture, ad aprirle bene ed appiattirle bene. Dopodiché capovolgeremo il nostro capo e faremo la seconda cucitura che ingloberà la prima fatta, in modo da rendere il capo al suo interno tutto ordinato, pulito e ben rifinito, mentre all'esterno cucito perfettamente. Quindi procediamo. Quando sarà tutto bello appiattito, capovolgeremo il capo e andremo a stirare sulla linea del cavallo, appiattendo anch'essa. Questo procedimento di stiratura è davvero molto importante e, anche se un po' noioso, va fatto bene poiché ci faciliterà nella fase successiva di cucitura. Adesso che è tutto stirato e appiattito, procediamo a macchina realizzando la seconda cucitura che ingloberà la precedente fatta. Questo procedimento lo farò sul cavallo della parte davanti e poi successivamente su quello della parte dietro. Ed eccole qua le due parti completate. Abbiamo realizzato la cucitura alla francese su tutto il cavallo. Quindi questo è come si presenta al suo interno, ben rifinito, sia da una parte che dall'altra, sia per il davanti che per il dietro. Mentre se apriamo il capo avremo la cucitura perfetta anche sul dritto della stoffa. Quindi adesso questo procedimento di cucitura lo ripeteremo per tutto l'interno della gamba e per i laterali della gamba. Questo procedimento è lo stesso che ho utilizzato nel pantalone precedente. Quindi adesso andiamo a sistemare il dietro del pantalone con il bello della stoffa rivolta verso il banco di lavoro. Quindi avremo il rovescio della stoffa verso di noi. Sopra andiamo a posizionare il davanti del nostro pantalone. Con il bello della stoffa rivolto verso di noi. Quindi, ricapitolando, bello della stoffa internamente, brutto della stoffa ed esternamente bello della stoffa. Quindi procediamo a realizzare la cucitura dell'interno della gamba. Uniamo i due pezzi, il davanti e il dietro. Spigliamo tutta la gamba sinistra e poi la gamba destra e poi realizzeremo la prima cucitura. Quindi, che cosa ho fatto? Ho spillato l'interno del pantalone sia per la parte destra che per quella sinistra e adesso andrò a realizzare la cucitura tenendomi a circa 5 mm dal bordo. Successivamente andremo a capovolgere il capo e realizzare la seconda cucitura sempre per l'interno della gamba che ingloberà quella fatta precedentemente. Lo stesso procedimento lo faremo dunque per i laterali.
Quindi, con il brutto della stoffa internamente, andremo a cucire tutti i laterali destra e poi a sinistra. Poi capovolgeremo il capo e faremo la seconda cucitura che ingloberà la prima. Dopodiché il nostro capo sarà quasi terminato. Ed eccoli qua, guardate che belli! Allora, internamente è tutto ben rifinito con la cucitura alla francese, sia per il dietro che per i laterali. Guardate, è tutto pulito e ordinato. Mentre l'esterno è cucito perfettamente. Anche il cavallo coincide. Quindi direi ottimo. Ora concentriamoci sulla ricciatura a vita. Abbiamo detto che avremmo realizzato i pantaloni con questa variante, quindi realizziamo il cinturino a vita a cresta di gallo. Ma andiamo a vedere insieme come si fa. Allora, per prima cosa ho risvoltato la stoffa e adesso andiamo a ripiegare su se stesso 2 cm. Ho segnato 2 cm nel mio centimetro graduato e adesso andiamo a piegare la stoffa su se stessa. Spigliamo tutto attorno per tutta la circonferenza e appiattiamo bene il tutto col ferro da stiro. Benissimo, adesso appiattiamo il tutto col ferro da stiro in modo che poi sarà più semplice ribaltare la stoffa. Bene, adesso togliamo gli spilli. E ripieghiamo su se stessa la stoffa. Prima abbiamo deciso di fare il cinturino a cresta di gallo alto 8 cm, quindi andiamo a posizionare il nostro metro graduato su 8 cm e andiamo a ripiegare la stoffa su se stessa e poi puntiamo. Facciamo questo per tutta la circonferenza. 8 cm di altezza, che sarà il nostro cinturino a cresta di gallo, dentro il quale andremo ad inserire l'elastico. Ma procediamo con calma. Per ora misuriamo 8 cm per tutta la circonferenza. Puntiamo tutto con gli spilli e poi stiriamo bene il tutto. Bene, adesso che abbiamo puntato tutto il nostro cinturino alto 8 cm sia dietro che davanti, andremo a stirare il tutto con il mini ferro da stiro. Successivamente procederemo a realizzare una cucitura diritta, molto vicino al bordo per tutta la circonferenza, lasciando un'apertura di circa 10 cm. Questa apertura ci consentirà di inserire l'elastico a vita. Io ho scelto in questo caso un elastico alto 3 cm. Quindi vediamo insieme come realizzare la cresta di gallo. Per prima cosa consideriamo l'altezza del nostro elastico in vita. Io ho scelto questo che è alto 3 cm. Quindi con il centimetro graduato andremo a segnarci con gli spilli un'altezza di 4 cm partendo dalla cucitura fatta precedentemente. Segniamoci tutto attorno per tutta la circonferenza questa altezza di 4 cm. Questa altezza sarà la culisse dentro la quale andremo poi ad inserire l'elastico in vita. E proprio qua, dove abbiamo fatto i segni dei 4 cm, andremo a realizzare la seconda cucitura che chiuderà la nostra culisse, dove appunto inseriremo l'elastico.
Adesso che abbiamo segnato 4 cm di altezza per tutta la circonferenza, andremo a cucire a macchina con un punto diritto. Faremo una cucitura completa, dall'inizio alla fine, senza lasciare alcuna apertura. Ed eccola qua, come si presenta la seconda cucitura. Quindi abbiamo cucito tutto attorno davanti e dietro creando questa coulisse. Adesso all'interno della nostra coulisse andremo ad inserire l'elastico nero alto 3 cm. Ci aiutiamo con una spilla. E lo faremo passare per tutta la circonferenza. Qua potete già intravedere come si presenterà la ricciatura a cresta di gallo, che è davvero molto differente da un normale cinturino arricciato in vita, come appunto quello fatto nel pantalone precedente. Dopo aver fatto passare l'elastico per tutta la circonferenza vita, andiamo a sovrapporre questi due lembi di elastico e andiamo a cucirli insieme, creando un quadratino con cucitura a zigzag. Ed eccola qua, la cucitura zigzag che vi ho spiegato poco fa. Ho realizzato appunto questa cucitura zigzag creando un quadratino per bloccare tutto l'elastico e adesso andiamo a inserirlo dentro la coulisse e chiudiamo il cinturino riprendendo la cucitura fatta precedentemente. Ed eccolo qua, il nostro pantalone palazzo con cinturino a cresta di gallo. Che ve ne pare, vi piace? Intanto guardiamo l'interno che è tutto ben pulito e ben rifinito, con la cucitura alla francese, e anche l'esterno è cucito molto bene, quindi ora non rimane che fare l'orlo al pantalone. Adesso per prima cosa ci andiamo a segnare 2 cm sul nostro centimetro graduato. Questo sarà il primo risvolto. Risvoltiamo tutta la gamba di 2 cm e puntiamo la stoffa con gli spilli. Bene, adesso che abbiamo puntato il tutto con gli spilli, andiamo a stirare ed appiattire bene il primo risvolto. E quando sarà tutto ben stirato, togliamo gli spilli. Ci segniamo 3 cm sul nostro righello graduato, quindi per un totale di 5 cm, che è la misura che avevamo deciso all'inizio per realizzare l'orlo, e quindi andiamo a ribaltare il tessuto su se stesso, puntando tutto con gli spilli. Puntiamo tutta la circonferenza della gamba destra, tutta la circonferenza della gamba sinistra, dopodiché andremo a realizzare una cucitura diritta, che completerà l'orlo del pantalone. Fatto questo, fatta la cucitura, il nostro capo sarà terminato. Ed eccolo qua, il nostro pantalone palazzo cucito e indossato. Che ve ne pare? Vi piace il nuovo cinturino a cresta di gallo? Io ho voluto completare il capo realizzando ancora una piccola cintura con il fiocco, che se vi piace possiamo realizzarla insieme nei prossimi video tutorial. Fatemi sapere. Quindi ora non rimane che mettervi voi al lavoro e a farmi vedere il vostro pantalone palazzo con la cresta di gallo.
Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguita, un bacione da Patrice Laurien e a presto. Ciao!